dimensione. Ok. Semplicemente siamo sedute per terra, facciamo una bellissima meditazione stasera, molto breve, e come breve così efficace, e questa meditazione si chiama Le tre pillole, Three Pills, tre pillole. Si tratta di una medicina che prendiamo quando, esattamente come la medicina che prendiamo quando abbiamo qualche problema di salute. Queste tre pillole prendiamo quando siamo agitate o stressate o stanche o semplicemente vogliamo sentirci meglio. La prima pillola è la pillola del corpo, la seconda pillola è la pillola del respiro e la terza pillola è la pillola della mente. Ok? Quindi chiudiamo gli occhi e prendiamo la prima pillola. Questa pillola non importa che colore è, diciamo che è la pillola rossa. Questa pillola è la pillola del corpo. Quindi prendo la pillola, immagino che la prendo. E questa pillola calma completamente il corpo. Quindi una volta che ha digerito la pillola, il corpo non si muove più, rimane senza muoversi, senza agitazione, quanto possibile. Sento che il mio corpo è rilassato. Ma è immobile. Se percepisco qualche disagio, posso certamente aggiustare la posizione, la postura. Comunque, cerco di stare senza muovere. E la mia attenzione va verso il corpo. Percepisco il corpo, sento il peso del corpo sul bacino, sento la terra sotto il bacino, contatto del corpo con la terra. Percepisco il movimento spontaneo del corpo, l'espansione mentre inspiro e il rilassamento mentre espiro. Cerco di percepire tensioni e contratture che potrebbero essere presenti. Piano piano sciolgo. Rilasso. Adesso sono pronta per prendere la seconda pillola, pillola bianca. Questa è la pillola del respiro. Una volta che ho preso questa pillola, rallento il respiro. Ed approfondisco
il respiro diventa più lento, più profondo. Tramite narici. Sto concentrando sul respiro. Cerco di tenere il respiro regolare. Immagina che stai riempiendo una bottiglia. Quindi quando inspiri gonfia la pancia, poi il torace, mentre espiri sgonfia il torace, la pancia, svuota completamente i polmoni. Rimani focalizzata. Respiro, hai preso la pillola sta funzionando. E adesso prendo la pillola della mente. Questa pillola è blu. E adesso porto l'attenzione ai miei pensieri che sorgono, arrivano. Poi lascio che si dissolvano, sciolgono. Sto osservando la mia mente, sto osservando i miei pensieri. Non devo fermare questi pensieri, non devo criticare, giudicare, non devo coinvolgermi neanche. Semplicemente lascio che vanno via per conto loro, come le nuvole sul cielo. Sono consapevole che i miei pensieri non sono io. Io sono quello che guarda questi pensieri, che li osserva. Che questi pensieri sorgono per conto loro. Adesso percepisco tutto quello che sta dentro questo momento, il mio corpo, il mio respiro e la mia mente. Cerco di osservare questa presenza nel momento presente. Consapevolezza del corpo, il respiro e la mente. E probabilmente senti più calma, più tranquilla, semplicemente dimora ancora per qualche secondo in questa pace.
in questa presenza con te stessa. Piano, preparati ad aprire gli occhi. Grazie, questa era la meditazione delle tre pillole, è una meditazione molto bella, tibetana. E adesso facciamo il nostro yoga, nostra pratica. Ragazze, oggi cominciamo dalla terra. Ci sdraiamo per terra, così. Ci sdraio per terra. Cominciamo da qua. Anche se facciamo vinyasa, cominciamo qua. Sentite la terra sotto. Allungatevi completamente. Lasciate che proprio allungate bene questo corpo. Anche tutte tensioni della giornata viene sciolto. Respira. Respira profondamente, fai 2, 3, 4 respiri profondi, inspira profondamente ed espirando portiamo le gambe al petto, la prendiamo e portiamo le teste sopra, verso, non sopra, ma verso le ginocchia. E poi inspirando di nuovo, allungati. Espirando di nuovo, chiudi. Allora, Caterina, tu apri la coscia così come faccio io e fai un pochino meno, ok? Non devi venire su così tanto. Poi di nuovo, inspiro, allungo il corpo. Espiro. Svuota completamente. Ok, ultima volta andiamo, inspiro. Allungo. Spira. Ok, adesso rimani qua con le gambe, scendi con la testa ed allunga le gambe verso l'alto, porta le gambe un po' verso il petto, così un po' allunga, senti l'allungamento qua delle gambe, Caterina, parte la coscia ovviamente. Fai spazio per la pancia, altrimenti puoi fare la stessa cosa. E qui potete cercare di portare più giù le gambe e staccare un pochino qui il coccige sacro e lombare, come quando andiamo dietro in Halasana, no? Però non andare tutto dietro, ancora non siamo riscaldati, semplicemente un po' stacchi qua, un po' senti questa così, respira, fai questo dondolo così. Ok? E poi ragazzi, facciamo questo. Quando inspiro, leggo su. Così, e mi metto in squat. Ed espirando, Uttanasana. Inspiro, vengo su, allungo le braccia, ed allungo tutto il corpo, sono in piedi. Espiro, Uttanasana. Inspiro, testa sale. Espiro, chaturanga. Inspiro, cobra.
Espiro, cane. Inspiro avanti, testa sale. Espiro, testa scende. Inspiro, vengo su, allungo le braccia. Qui fai attenzione. Espiro, scendo in Uttanasana. Inspiro, alzo la testa. Ed espiro, scendo in squat e mi sdraio e porto le gambe qua dove ero prima. E questo era un ciclo, ok? E poi ricomincio da capo. Inspiro, vengo in squat, mi spingo su. Espiro, Uttanasana. Inspiro, porto su le braccia. Espiro, Uttanasana. Inspiro, testa sale. Espiro, Chaturanga, normale. Oppure appoggio le ginocchia. Inspiro, cobra. Espiro, cane. Inspiro, due passi in avanti, testa su. Espiro, testa giù. Inspiro, vengo su e allungo il corpo, le braccia. Espiro, Uttanasana. Inspiro, testa sale e di nuovo espiro, squat e scendo, rotolo giù, zoom, che bello. Ed inspirando, zoom, rotolo avanti, squat, espiro, Uttanasana. Inspiro, vengo su, allungo le braccia. Espiro, scendo. Inspiro, testa sale. Espiro, Chaturanga. Vado avanti, voglio vedere che succede. Inspiro, cobra. Espiro, cane. Inspiro, avanti, testa su. Espiro, testa giù. Inspiro, vengo su, allungo le braccia. Espiro, scendo. Uttanasana. Inspiro, testa sale. Espiro, squat, rotolo giù, porto le gambe. Ultima volta andiamo. Inspiro, squat. Espiro, Uttanasana. Inspiro, vengo su, allungo le braccia. Espiro, scendo di nuovo, Uttanasana. Inspiro, testa sale. Espiro, Chaturanga. Inspiro, cobra. Espiro, cane. Rimaniamo in cane, ragazzo. Rimango qua. Allungo bene. Potete piegare una gamba, allungare l'altra. Respira, spingi dietro. Gentilmente però, gentilmente, non esagerare con l'allungamento. Ok, attenzione ragazzi, inspiro, alzo la gamba destra, espiro, la porto in avanti, guarda davanti, inspirando, alzo la gamba sinistra. Rimani giù con la mano destra, piega la gamba destra se necessario, porta la mano sopra il gluteo sinistro ed inspirando cerca di aprire il petto a sinistra nella postura della mezzaluna, così. Ok? Quindi cerchiamo di arrivare a mezzaluna. Quelli che vogliono possono allungare il braccio sinistro. Okay. Ultimo inspiro ed espirando. Scendo con la mano sinistra, guardo giù verso la terra. Cerca di non appoggiare, scendi con la gamba, non appoggiare il piede ed inspirando vieni su in albero.
Fai un bell'altro. 5, respiri. 2. 3. 4. 5. Ultimo inspiro. Ed espirando, porto la gamba sinistra dietro, la mani davanti, cuore. Ok? Piedi puntano in avanti, sono in affondo alto ed inspirando allungo le braccia, guerriero punto. Respira. Ultimo inspiro ed espirando scendo con le mani, appoggio le mani. Fai attenzione, inspira, porta su la gamba destra dietro e se riesci vai in Chaturanga su tre gambe, puoi appoggiare il ginocchio sinistro così, la gamba destra rimane su, la fai in Chaturanga così, ok? Inspiro, cobra, adesso puoi appoggiare questa gamba destra. Caterina, fai un po' meno. Espiro, cane. Rimaniamo in cane ed aspettiamo che si rallenta il cuore. Ok? Perché questa sequenza ha attivato un po' il sistema nervoso simpatico, quello che vi fa lavorare un po' cardio. Ecco, aggiustate un po' l'outfit. Ok, adesso andiamo dall'altro lato. Inspiro, sale la gamba sinistra. Respiro, la porto qua davanti, l'appoggio, guardo davanti. Ok, sono giù con le punte delle dita ed inspirando, stacco la gamba sinistra. Porto su questa gamba quanto posso. Tieni la gamba sinistra piegata così che raggiungi la terra oppure puoi usare anche un mattone. Porta la mano destra sopra il gluteo, senti questo gluteo come sta lavorando. E se riesci, inspirando, cerca di aprire il busto e il bacino lato destro. Piede destro sta al martello, se riesci allunghi il braccio verso l'alto, sei nella postura della mezzaluna. Respira. Cerca l'equilibrio, questo è molto difficile, questa postura. Espirando, sciolgo la postura, guardo verso la terra, cerco di venire su senza appoggiare il piede destro, così questa gamba sinistra sta lavorando tantissimo. Mi metto in albero, porto sulle braccia. Faccio 5 respiri tranquillissimi. Cerca di seguire, come va, se perdi la pipì, ricominci. 4, 5, ultimo inspiro. Espirando, sciolgo tutto. Porto le mani davanti al cuore, il piede destro dietro. Piedi puntano in avanti, affondo alto, guerriero 1, inspirando, porto su le braccia. Senti la forza di questa postura, tieni le braccia tese quanto possibile. Inspiro, espirando, sciolgo tutto, appoggio bene qui sotto le spalle. Inspiro, riporto su le gambe in alto ed espirando, scendo in Chaturanga su tre gambe. Inspiro, cobra. Espiro, cane. Allungo un attimino in cane.
Inspirando, cammino, salto in avanti, alzo la testa, espiro, testa scende. Inspiro, vengo su, allungo le braccia. Espiro, samasthi. Abbiamo fatto la prima sequenza, seconda sequenza, quadri davanti. Ed inspirando, porta sul piede destro ed aggrappa la caviglia con la mano destra. Guardi davanti. Apri un po' la spalla destra così che non ti fai male. Ed inspirando, porta sul braccio sinistro. Allunga bene il corpo. Lato destro aperto. Adesso inspira profondamente, leggermente piega questa gamba sinistra ed espirando scendi in avanti, porta la mano verso la terra e il ginocchio su, guarda in alto, guarda in avanti. E se riesci porti su il ginocchio destro quanto possibile, se no rimani dove sei, rimani qua. E cerca di mantenere l'equilibrio. Okay, quindi valuta dove arrivi. Ok. Ultimo inspiro. Espirando, rilascia questa caviglia e porta la gamba destra dietro per terra. Appoggia il tallone. Porta il gomito sopra il ginocchio oppure rimani giù con la mano verso la terra. Così. Ok? Diciamo che lo porto qua. Apri la spalla qua, ruota fuori il petto e inspirando porta il braccio destro sopra l'orecchio. Mantieni questa posizione. E vediamo come va. Ah, bravissima. Sì, siete tutti dietro là. Il schermo. Vabbè. Adesso ragazze, inspirando, andiamo in guerriero 3, così, braccio sinistro sale, braccio destro scende. Respiro. Espirando, scendiamo, appoggiamo le due mani. Guardo giù e di là. Inspiro, porto su la gamba sinistra ed allungo. Espirando, cerchiamo di fare quella chaturanga su tre gambe, ok? Quindi i nuovi studenti e anche Caterina, appoggiate il ginocchio destro e poi piegate un po' le braccia ed inspirando spingetevi avanti. Cobra. Espirando, adesso andiamo in Bekasana, postura della rana, aprite. Le anche e scendiamo in grande. Allunghiamo bene qui il corpo. Respiro. Ok. Inspirando, ruotolo su. Richiamo le ginocchia, espiro, cane. Inspiro, sale la gamba destra. Espiro, la porto in avanti ed appoggio il ginocchio sinistro. Porto il piede destro un po' fuori dal tappetino, la mano sinistra giù per terra in linea col piede destro. Ok? Spingo avanti il bacino. Ginocchio sinistro può andare un pochino più dietro, un po' aprite. E questa mano destra apre un po' qui, spinge fuori il ginocchio destro. Ok? Così che stacco il piede e poi rotolo fuori, guardo.
fuori a destra. Se riesco, guardo dietro la spalla destra. Nuovi studenti, potete aggrappare il piede destro. Daniela, puoi provare, sei molto flessibile, di appoggiare il gomito ed aprirti così. Ed espirando, sciogli. Camminiamo questo piede al lato sinistro, qua, così, ed appoggiamo per terra il stinco, le ginocchio in piccione, ok? Attenzione alle ginocchia, se fa male. Scivoli dietro questo ginocchio, lascia scendere il bacino verso la terra, però tienile anche in linea, ok? Quindi un bacino non sta più giù dall'altro, ok? Sta in linea. Porta la punta delle dita per terra, sciogli le spalle, avvicina le scapole, porta fuori il busto, allunga la schiena. Se hai problemi lombari, non esagerare con questa postura, ok? In quel caso, se hai problemi qua, dolori, devi mettere giù la mano un pochino più avanti anche, ok? E stare tranquilla con la schiena. Non creare stress, ok? Quindi valutate la schiena. Ok. Bene. Sciogliamo la postura. Facciamo vinyasa. Rimaniamo in carica per 5 respiri. Guardiamo verso l'ombelico, le ginocchia. Inspirando, torno avanti. Alzo la testa. Espiro, testa scende, Uttanasana. Inspiro, rotolo su, allungo le braccia. Espiro, Samasthiti. Bella lunga sequenza. Facciamo lato sinistro, guardo davanti. Inspirando, porto su la gamba sinistra ed aggrappo la caviglia sinistra. Sciogliete qui la spalla, dovete sentire qua che state tranquilla con questa spalla sinistra. Quando sei pronta, inspirando, porto su braccio destro. Cerca di allungarti, radica questo piede destro e raggiungi qualcosa verso l'alto con la mano destra. E poi espirando, piego la gamba destra. E scendo giù verso la terra. Appoggio la punta della dita. Se riesco, alzo questo ginocchio. Se no, se ti dà fastidio, rimani qua. Va bene pure qua. Respira tranquillamente, mantieni l'equilibrio. Senti che il lato destro del corpo sta lavorando. Abbiamo preso la pillola del corpo, quindi siamo molto connessi. Ok, espirando, appoggio il piede sinistro dietro ed appoggio il gomito sopra il ginocchio. Apro qui, tra l'orecchio e la spalla. Ruoto fuori tutto il busto ed inspirando, porto il braccio sinistro sopra l'orecchio. Questo ginocchio sta sopra la caviglia, non oltre, non andare oltre così, ok?
Respira in questa posizione, allunga tutto il lato sinistro. Molto bello, sono le posture. Belle. Brave. Ok. Espiro completamente, col prossimo inspiro vado in guerriero 3, le gambe rimangono esattamente, ruoto soltanto col torso e vado in guerriero 3. Ultimo inspiro, espirando scendo, appoggio bene le mani, inspiro porto la gamba destra su, espiro fai un chaturanga, quello che vuoi, puoi fare sulle gambe, appoggiare il ginocchio sinistro, piegare un po' le braccia e poi inspirando ti spingi avanti un po'. Espiro, scendo di nuovo in Bakasana della rana, apro le cosce, scivolo dietro. Aprite questo bacino. Questo è il momento di lasciare andare un pochino lenta la sequenza. Godetevi questo qualche secondi, qualche minuti. No, minuti no, qualche respiro. 5 respiri, più o meno 30 secondi, stiamo qua. Bastano per aprire, neanche, sciogliere. Poi inspirando, torno su. Richiamo le ginocchia, la coscia, ed espirando, semplicemente vado in cane. Ok, inspirando allungo la gamba sinistra. Espiro la porto in avanti ed appoggio anche il ginocchio. Adesso predispongo la postura, porto il piede sinistro un po' fuori qua, la mano destra un po' fuori dall'altro lato del tappetino, ma in linea col piede sinistro. Il ginocchio destro qua dietro, va un po' dietro, così. Quindi sono già, mi sento già abbastanza aperto qua. Poi questa mano sinistra si appoggia all'interno del ginocchio sinistro. E comincio a spingere fuori questo ginocchio. Piede sinistro si stacca dalla terra, non la netta. Okay? E questo mi aiuta di ruotare fuori il busto, aprire, ruotare, aprire il busto, il petto. Okay? Poi anche la testa va un po', guarda dietro, poi magari anche dietro la spalla, a meno che non avete il torcicollo. E poi quelli che vogliono provare possono cercare di prendere piede e siamo nella lucertola in torsione. Vedi se il collo sta bene, se no puoi anche guardare verso la terra, non devi, non è un po' da fastidio il collo stasera. Ed espirando, sciolgo tutto. Ok? E adesso questo piede comincia a viaggiare verso il lato destro del tappetino, così. Poi appoggio il stinco. Spingo dietro il ginocchio e sono arrivata in piccione. Ok, io faccio il mio piccione speciale qua per motivi del ginocchio, quindi se avete problemi del ginocchio, il pallone può stare qua sotto
il gluteo. La prossima cosa è la schiena che devi valutare. Ok, quindi le mani possono stare qui davanti, più rilassi. Più che vai dietro con queste mani, più che spingi in alto questa schiena, più stai lavorando sul lato, su questa parte lombare. Quindi veramente vi chiedo di fare attenzione, non spingervi oltre i vostri limiti. Devi sentire bene nella postura, così che ti puoi rilassare, respirare tranquillamente. È il corpo che deve fare il lavoro, non te. Quindi noi non dobbiamo lavorare. Va benissimo. Ma piano piano, sciogliamo. La portiamo. La gamba dietro, facciamo vinyasa, peccato, ok. Adesso mentre stiamo in cane, vedi che faccio, comincio a portare il bacino a destra e a sinistra, i piedi leggermente ruotano, le mani rimangono dove sono. Poi ruoto qua un po' verso la terra. E devi sentire il lato contrario che si sta allungando. Vai. Alcune volte fai questo lavoro qua, col bacino. E poi, quando hai fatto 2 o 3 volte ogni lato, stacchiamo anche il braccio, quindi lo porto qua, ruoto i piedi fuori, e apro. Respiro, scendo, torno in cane, poi scendo dall'altro lato, poi stacco. Torno giù, torno in cane. Poi ragazze, pieghiamo queste gambe, portiamo le ginocchia al petto, spingiti dietro, come se volessimo saltare davanti. Ma fai un po' di molla qua dietro, spingiti dietro. Guarda davanti. E Caterina, non saltare, tu fai 2 passi. Il resto di noi possiamo fare un salto dietro, così con i piedi finiscono dietro le mani, palloni dentro sul tappetino, piedi puntano fuori. E sono arrivata in Malasana, unisco le mani davanti al cuore e rimango qua in Malasana, respiro, apri le ali. Giro verso di voi. Ok, vecchi studenti, se volete provare, scivolate giù con le spalle. Scivolate con le spalle giù sotto le ginocchia. Ok, portate le mani davanti e ruotate fuori i palmi, così. E poi cerchiamo di portare le braccia dietro. E dietro le caviglie, così. E se riesci, prendi le mani. Questo per le spalle. Vedi un po', piano piano. Se non riesci a aggrappare le mani, va bene lo stesso, dove arrivi a tutti. Puoi appoggiare le mani per terra.
Così. Ok. Poi sciogliamo. Riportiamo qui tutto davanti. Ok, quindi da qua adesso poniamo il cane, semplicemente allunghiamo bene le gambe. Poi mi metto seduta sul tappetino. Allungo le gambe, inspiro, allungo le braccia e la schiena ed espiro, scendo sopra le gambe. Mentre stiamo qua in Paschimottanasana, se volete un po' rotolate a destra e a sinistra. Appena appena, magari un pochino si stacca una gamba, poi rotolo qua verso la sinistra. Quindi in questa maniera una gamba rimane fissa per terra, l'altra si stacca un po', quello che rimane per terra si allunga un pochino di più. Quindi un po' rotola qui a destra e sinistra. Sciogli le spalle, sciogli il collo. Senti il peso del tuo corpo, il baricentro che stai cercando di comunque mantenere l'equilibrio. Poi rotoliamo su. Ok, portiamo sulle gambe. Ed incrociamo le gambe a livello delle caviglie, sempre lavorando un pochino sulle flessura, flessibilità, mobilità delle articolazioni spalle. Quindi adesso cercherò di infilare queste due braccia qui sotto le gambe, ok? Così, infilare, vedi che le spalle e i ginocchia sono allineati, quindi dipende dalla vostra flessibilità, mobilità, non tutti riusciamo ad arrivare a questo punto. Ok, vedi se riesci ad arrivare a questo punto. Caterina, anche tu puoi fare, penso, questo, ma magari troverai un po' di difficoltà. Ok? E poi scendi con la testa, vedi se riesci a prendere la testa con le mani, oppure almeno avvicinare. Magari avvicini così, ok? Quindi non tutti, questo è una un bel lavoro per le anche e le spalle, quindi vedi dove arrivi e non spingerti oltre. Una volta che sei arrivata lì, respira tranquillamente, sciogli le tensioni, senti che la schiena è completamente si estende. Piano piano torniamo su e sciogliamo tutto, però guarda un po' quale gamba sta davanti, l'altra gamba, ok? Per me la gamba destra sta davanti, ok? Allora, la gamba che sta davanti adesso deve cambiare, ok? Quindi devi portare l'altra gamba davanti, ok? E fare esattamente la stessa identica cosa. Anche se sembra che non c'è tanta differenza, osservi il corpo, perché per me personalmente c'è un'enorme differenza tra i due lati, ok? Enorme, enorme. E
Vedi per te, magari per te non c'è tanta differenza, oppure c'è tanta differenza, che ne so, dipende dalla persona. Vedi dove arrivi, se riesci prendi la testa, se non riesci a prendere la testa, accetti, tieni così le mani ed avvicina e respiri e tieni la spalla rilassata. 5 respiri. Okay. Piano piano sciogliamo tutto, questa è una bella postura di pretzel, ok? Adesso la gamba destra, bene che c'è qualche capello, ecco, allora gamba destra sta così, la gamba sinistra sta così, così dietro. Vedi se questo va bene per il tuo ginocchio. Cerca di portare tutti e due gli ischi giù per terra, ok? Quindi non alzare questo qua, ok? Cerca di tenere giù l'isco. Metti le mani qua sopra le ginocchia. Inspirando, alza la schiena, allunga la schiena verso l'alto, le spalle scendono. Ok? Allora mi giro così mi vedete meglio. Siamo a questo punto. Ok? E adesso quando sono abbastanza entrata, porto dietro le due mani. Intreccio le dita. Mi raccomando, tenete tutto il bacino giù per terra. Attenzione al ginocchio sinistro. Ed inspirando, apri le spalle ed allunga le braccia. E guardi in alto. Vecchi studenti, potete girare i palmi verso la testa, appoggiare i palmi ed aprire di più il busto e guardare su. Ok, ultimo inspiro qua. Espirando, sciolgo, porto la mano sinistra, braccio sinistro qui davanti, mano destra rimane qui dietro, ed inspirando, stacco il bacino, spingo avanti e porto su il braccio. Fai 5 respiri qua, non devi esagerare, non devi spingerti troppo davanti. C'è la rotazione alla schiena, espirando scendo, un pochino scendi qua davanti, sciogli il bacino, e poi cambiamo gambe, ok, cambio gambe, porto la gamba sinistra qui davanti, allinea la gamba destra qua dietro. E di nuovo assicuro che il bacino sta giù per terra, mani sono sopra le ginocchia ed uso questa opportunità per allungare la schiena. Fai scendere le spalle, senti questo allungamento, petto fuori, porti le mani dietro, intreccia le dita, apri le spalle una alla volta. Inspirando, allunga le braccia. Allora, ognuno di noi arriviamo in diversi punti, ok? Magari vuoi appoggiare i pari. Cinque respiri. Guarda verso il terzo occhio. Senti il radicamento del primo chakra. Espiro, sciolgo tutto. Mano sinistra rimane qua dietro. Mano destra viaggia in avanti. Ed inspirando, stacco il bacino, spingo avanti. Mio peso sopra la mano sinistra.
ed allungo il braccio destro. Ultimo inspiro ed espirando sciolgo tutto e per qualche respiro scendo qui davanti, neutralizzo un po' la schiena e le spalle. Ok, torno su ragazzi, quelli che vogliono fare vinyasa, fate vinyasa tranquillamente. Quelle che sono stanche come me scendono verso la terra ed andiamo in bambino, Suttabalasana, bambino sdraiato. Siamo di nuovo sdraiati come all'inizio della lezione. Però probabilmente adesso vi sentite diversamente. Cercate di ricordare com'era l'inizio della lezione e com'è adesso, qual è la differenza nel punto. Possiamo fare bambino felice, questo qua. Fai qualche respiro qua per completamente rilassare. Aprire, sciogliere il corpo. Ok, e adesso facciamo l'ultima postura, inali, la candela, aratro e pesce. Oppure semplicemente vita di Takarani, con candela. Quindi io non faccio le ultime posture, conoscete già bene tutte quante. Invece vi guardo un po' meglio come va, quindi i gomiti tengono il peso. E poi ci mettiamo nella postura del morto per 5 minuti. Copritevi se necessario e semplicemente rilassiamo il corpo. Sciogliamo le tensioni. Ancora queste tre pillole che abbiamo preso all'inizio della lezione stanno funzionando. Quindi sempre comincio dal corpo, rilasso corpo, tengo il respiro regolare. Osservo un po' la mia mente che se arrivano pensieri
lascio andare. Sono in uno stato molto rilassato adesso. Perché il corpo è rilassato, sta rilassando. Il respiro è consapevole. E la mente libera non deve risolvere niente a questo momento. Semplicemente vagare però la mente è osservata anche adesso sono consapevole dei miei pensieri che sorgono rilasso completamente le gambe, il bacino, la pancia. Lascio sciogliere le spalle, le scapole. Sento le braccia pesanti, collo rilassato. Piano piano giratevi.